Ok, allora ragazze, andiamo con il correttore. Ah, vi faccio vedere perché poco fa non la potevo aprire. Questa è la palette che vi dicevo che utilizzo oggi. È l'ultima che ho preso da Kiko e mi piace tantissimo. Allora. Si vede l'herpes? Fatemelo sapere se si vede, ragazze. Ma comunque, si vede o non si vede, non ho che farci, raga. Purtroppo, l'herpes quando viene deve fare il suo corso. Diciamo che avevo già la pomata, come si chiama? Lo Zovirax. Che costa l'ira di Dio, costa l'ira di Dio sta pomatina, però avendola già pronta, che di solito non avendola la devo comprare e passa un po' di tempo, invece avendola già a casa, diciamo tempestivamente l'ho utilizzata e l'ho messa subito. Ok, allora andiamo a mettere. Bene, mi è caduto circa 50 grammi di fondotinta nel pantalone blu. Che dite? Che dite? Allora, dai, andiamo a stendere con la Beauty Blender. Ragazze, ieri mi sono accorta nel video che ho messo per chi mi segue anche su Instagram, ho caricato appunto, scusatemi, ho caricato un video. Sì, lo so che dovrei usare la pinzetta, ma non ce l'ho a portata di mano. Mi sono accorta che questi bracciali fanno un casino quando io applico i prodotti. Si sente tutto questo tintinnio. Allora, naturalmente non posso, devo passarlo anche sopra, lo faccio vedere da vicino. Vedete che qua rimane così rosso, quindi vediamo con il dito, ma devo dare magari un po' di colore. È rimasto sempre un po' rosso, ma pazienza. Allora, dai, velocemente andiamo con l'applicare, scusatemi, con l'applicare questi colori, questi qua. Oggi ho questa camicia blu elettrico, quindi è già abbastanza elettrica la camicia, non voglio fare gli occhi pure elettrici. Quindi andiamo con colori calmi, dai. Facciamo una bella base con un colore piuttosto chiaro, calmo. Questi sono pure i colori che mi piacciono, ragazze, guardate. Guardate che bello calmo, pacato questo colore. E quindi questi sono pure i colori che mi piacciono. Mi piace alcune volte. Mi va di fare un trucco con colori accesi, proprio dipende dalla giornata. Oggi mi va di fare, visto che ho pure questa camicia che già è abbastanza vistosa, mi va di fare un trucco invece più leggero. Stavo dicendo a proposito dell'herpes, che una paura che ho è quella che mi possa venire qualche giorno prima del matrimonio, perché naturalmente dovrò togliere i baffetti. Ragazze, che dite? Vado al matrimonio con i baffi tipo che so, un colonnello, un generale, non me li tolgo così mi metto al sicuro che l'herpes non mi viene? Oppure è meglio essere senza baffi ma con l'herpes? Fatemi sapere. Fatemi sapere di questo sondaggio che cosa ne pensate. Quindi baffi
tipo militare o senza baffi però herpes. Nel frattempo che voi ci pensate, io ho fatto un punto luce qua all'angolo. Ok, allora andiamo a mettere la matita nera. Poi sapete, ragazze, che per l'eyeliner io voglio stare da sola, eh. Allora, matita messa, vedete, ormai sono veloce, potrei farlo ad occhi chiusi, come l'altra volta pensavo che potrei fare ad occhi chiusi pure, come si chiama? Il tiramisù, perché ormai conosco così bene sia le dosi. Guardate, ragazze, di questa palette io mischio sia il rosa che questo qua, che questa terra, quindi mischio e applico. Vi stavo dicendo che appunto il tiramisù potrei farlo pure a occhi chiusi perché so così bene le dosi e diciamo come si fa che veramente veramente potrei farlo ad occhi chiusi. Se non fosse così calorico, me lo farei spesso perché veramente è uno dei miei dolci preferiti. Ma non si può, non si può. Allora, qui sotto metto solamente questo colore per scurire un pochino. Anche questo da solo, così per fare un pochino di contouring. Ecco fatto. Ok, nel nasino scuriamo un poco i lati. Ok. E ora andiamo a mettere invece il rossetto e poi metterò l'eyeliner da sola. Allora, metto questa matita che è, diciamo, una matita neutra, tanto per fare il contorno, e poi metto quel rossetto, quello bello. Allora, diciamo che è molto neutra questa matita, quindi nel frattempo, se vi arriva una voce, è quella di mio marito che parla perennemente al telefono. Non so neanche se vi arriva l'audio chiaro, che capite bene quello. Comunque, sta parlando del Palermo. Del Palermo che venerdì scorso ha pareggiato in casa mentre si aspettava appunto che vincesse per andare ai playoff. Invece ha perso. E quindi playoff niente. Allora, ragazze, vado a mettere il rossetto quello bello che è Astra. Allora, ed è il numero 07, perché so che poi me lo chiedete. 07 Satin, tinta labbra di Astra, è un magnifico arancio corallo stupendo. Costo siamo intorno, l'anno scorso almeno eravamo intorno ai 6,97 euro, però è bellissimo.
Guardate, è bellissimo, ragazze. È bellissimo. Considerate che adesso si asciuga, eh? Adesso si asciuga e rimane questo arancio. Mi piace molto perché è un arancio che dà anche sul corallo. Proprio veramente lo adoro. Tant'è che mi piace come punto di arancio anche più di quello che ho comprato di Pupavamp. Ve lo faccio vedere subito. Mi piace anche più di questo, anche se questo è già bellissimo, eh? Questo è il Pupavamp, costo 17 € ed è bello, però questo mi piace ancora di più. Mi piace ancora di più, mi sembra più perlato. Mi sembra più perlato e l'arancio mi sembra che viri un po' sul corallo, non lo so, ragazze, mi piace troppo questo. E così mi piace anche l'altra tinta, sempre di Astra, che invece, non so se ce l'ho a portata di mano, non lo vedo per ora. Comunque, quello fucsia, forse ce l'ho in borsa. Comunque, questo, ragazze, è bellissimo. Allora, ragazze, continuo con l'illuminante e poi stacco un attimo perché mi devo mettere l'eyeliner. Allora, andiamo come al solito sulla punta del naso, sul mento e poi andiamo sullo zigomo. Ok, allora adesso metto l'eyeliner e poi finiamo in compagnia, perché devo mettere il mascara. Ormai sono fatta brava, diligente e lo metto sempre. Allora, ragazze, mettiamo il mascara. Hai visto mai che le mie ciglia, a furia di mettere sempre il mascara, si cominciano a girare? Voi che dite? Eh no, ci vuole la laminazione. Ah, oggi vediamo se posso comprare questa colla che ho per le ciglia finte, perché ve l'ho detto l'altra volta, vi ho fatto vedere che ho comprato queste ciglia finte. Io pensavo che ci fosse compresa nella confezione, perché è una scatola abbastanza grande. Pensavo che ci fosse compresa anche, che so, un tubettino di colla, e invece nine, invece colla niente, e quindi non le ho neanche potute provare. Vediamo oggi se le posso comprare facendo questa uscita. Come vi sembra questo trucco di oggi, ragazze? Naturalmente oggi il pezzo forte è questo rossetto. C'è sempre, diciamo, quando io faccio un make-up, c'è sempre un focus, o è, diciamo, sugli occhi quando magari metto un ombretto molto vistoso e allora carico un pochino meno la bocca, magari vado un po' sul nude. Ci sono dei giorni in cui mi scateno perché mi va di scatenarmi e quindi faccio gli occhi carichi e metto pure un rossetto vistoso, per carità, questi giorni ci sono pure. Oggi invece ho fatto gli occhi con colori più calmi, però la bocca, il rossetto, che poi tra l'altro questo non è un rossetto vistoso perché è un arancio, non è un rossissimo, però è talmente bello che appunto su tutto il viso, secondo me, risalta molto la bocca. Voi che dite? Secondo me, su tutto il viso, quello che viene fuori di più è la bocca. Ok, ragazze, gli orecchini li ho già messi. Ho messo pure, il mio cuore. Mi vado a fare i capelli e ci rivediamo.
Ecco fatto, ragazze, trucco finito, capelli fatti, tutto handmade, tutto fatto in casa. Qui c'è la mia bella lacca che io utilizzo sempre, appunto per sistemarmi i capelli. Non dite io non li so fare, io non mi so truccare, provateci perché tutte siamo capaci di fare tutto. Quindi mi raccomando. Lanciatevi, provate a fare i capelli, a fare il trucco, anche se non lo sapete fare. Io, per esempio, ho un'amica che mi ha detto: no, io non mi so truccare, io non ho la passione per il trucco. Fatevela venire e imparate a truccarvi, perché non c'è niente di più bello che truccarvi, sentirsi curate, è davvero una bella soddisfazione. Allora, ragazze, vi ho fatto vedere passo passo tutto quello che ho utilizzato con questo make-up. Mi ero accorta mettendomi il mascara che mi ero sporcata un po' di nero la palpebra e l'ho corretta con un pochino di correttore, il mio fidato Mulac, quello della Sindina. Ok, a questo punto allora io vi saluto e noi ci vediamo prestissimo. Mua!